Ieri a Palermo si è svolto lo Statuto Fest. Lo Statuto e la bandiera siciliana incontrano le famiglie. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione La Sicilia e i Siciliani per lo Statuto ed è stata patrocinata dalla Presidenza della Regione. Noi siamo qua oggi per questo, per ricordare ai siciliani quali sono le loro prerogative, i loro diritti che lo Statuto gli conferisce. Il nostro Statuto deve essere la carta costituzionale di ogni famiglia siciliana, no? È un elemento importante di forza che i siciliani hanno conquistato. Qui vediamo tanti padri della Sicilia, no? Che i siciliani hanno costruito con lotte, con costituzioni che sono succedute dal 1812 al 1820, al 1860 fino ad arrivare allo Statuto del 46. È un lungo percorso dove la Sicilia ha dimostrato di essere un'isola che ha costruito un paese forte come l'Italia. Dobbiamo continuare a essere italiani, ma prima di tutto siciliani. Olive di Eden Project. Casteldaccia accoglie questo progetto di autosostenibilità, bioarchitettura e agricoltura biologica dinamica. Il progetto pilota che nasce in Sicilia per la Sicilia. Vogliamo dimostrare al mondo che siamo i siciliani del terzo millennio e la tecnologia a nostro servizio ci permetterà di fare tesoro di tutto quello che abbiamo. La sfida qual è? A Casteldaccia e in Eden Project, se mai ci fosse un blackout mondiale, si continuerà a vivere. E allora, se Eden Project di Casteldaccia si estende a tutta la Sicilia diventa, ditelo voi, un Eden. Ma innanzitutto, quando si parla di cambiamento, avere anche facce che possono richiamare al cambiamento è importante. Si parla sempre di speranza, di futuro e non ci si pone mai il tema dei giovani anche all'interno della politica, perché io credo che questa è una fase in cui non servono le vecchie ricette, servono le tante esperienze che sono state sicuramente accumulate negli anni, ma servono anche le energie e la voglia di poter fare dei giovani. E poi questa giornata, una giornata meravigliosa in cui ogni singola organizzazione ha vinto l'autoreferenzialità, che molto spesso spinge a non parlare con gli altri, a ritrovarsi tutti quanti dietro una cornice che è identitaria. Sono solo felice di essere qui perché questa è una cosa importante per i siciliani e per tutto quello che riguarda il futuro della Sicilia. Noi siamo felicissimi di averti come madrina qua oggi. Ma guarda, non è da madrina, sono venuta qui da messinese, da siciliana.